Buonasera, bentrovati ad una nuova edizione del TG6 che apriamo parlando di cronaca. C'è necessità di affrontare i reati con delle misure repressive, ma soprattutto c'è bisogno di riabilitare i minori e reintrodurli nella società. Così il sostituto procuratore della Repubblica dell'Aquila, David Mancini, alla conferenza stampa tenutasi questa mattina nella sede provinciale dei Carabinieri dell'Aquila. 13 misure cautelari, oltre 30 indagati per atti persecutori. Violenze, estorsioni, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e rissa sono i provvedimenti giudiziari in corso per altrettanti minori. Diversi episodi registrati in poco meno di un anno ad opera di gruppi e singoli nel centro storico e luoghi di ritrovo dei giovani nel capoluogo hanno portato alla partenza delle indagini. La nazionalità degli indagati è varia: paesi balcanici, nordafricani e italiani. Si tratta sia di ragazzi residenti nelle comunità di accoglienza, a volte non accompagnati, ma anche di residenti nelle famiglie di appartenenza. Andiamo ancora avanti, ci spostiamo a Teramo, dove il Tribunale del Lavoro ha sancito la legittimità dell'operato dell'amministrazione comunale sulle progressioni del personale. In particolare l'assessore al ramo Andrea Core era stato accusato di condotta antisindacale per aver stabilito una quota di dipendenti da beneficiare e non l'intero personale. La sentenza invece dà pienamente ragione al Comune di Teramo. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. All'indomani della sentenza del Tribunale del Lavoro di Teramo, che dà ragione all'amministrazione comunale nell'aver rispettato la normativa sulle progressioni verticali e orizzontali del personale, l'assessore al ramo Andrea Core tira un respiro di sollievo. Negli ultimi mesi l'accusa di condotta antisindacale aveva messo in crisi il rapporto tra gli amministratori e i sindacati stessi e in parte con i dipendenti. Oggi il Tribunale fa chiarezza e definisce legittima la quota di progressioni stabilita dal Comune di Teramo, 50 dipendenti, che non era obbligato ad estendere i benefici a tutto il personale. L'amministrazione è sempre stata convinta di aver operato nel pieno della legittimità, a tutela dei lavoratori, nel rispetto della normativa. Questi sono in qualche modo i filoni che abbiamo seguito nella nostra azione amministrativa. Dispiace che sia arrivati a un punto in cui un Tribunale, quindi un organo terzo, abbia dovuto sentenziare su questo argomento, ma del resto noi siamo sempre stati convinti e sereni sull'operato dell'amministrazione, lo abbiamo fatto. Questo, come tante altre azioni, penso alle progressioni verticali, appunto alle progressioni orizzontali 2018, 2019, 2021, le procedure concorsuali, nel pieno rispetto del personale, nel pieno rispetto dell'ente, dell'interesse pubblico, volendo efficientare la macchina amministrativa per raggiungere quelli che sono gli obiettivi che in questi giorni stiamo portando a compimento. Oggi sì, è un giorno di distensione, di serenità, nel quale l'amministrazione accoglie positivamente quella, una sentenza che finalmente restituisce la verità, prima di tutto ai cittadini teramani, ai lavoratori e a quanti avevano seguito una battaglia che purtroppo, più che su una questione tecnica, era stata spostata su una questione politica, da chi invece negli anni non aveva fatto nulla per tutelare e difendere i lavoratori, e penso a chi nelle precedenti giunte non si era mai speso per andare a difendere e a tutelare gli interessi dei lavoratori dell'ente. Si parla di 15 anni di immobilismo. 15 anni nei quali non erano state previste procedure concorsuali, nei quali non erano stati previsti degli scatti, delle progressioni per il personale. Noi abbiamo già portato a compimento un concorso per progressioni verticali. Finalmente con questa sentenza arriva a compimento anche il percorso per la prima di tre progressioni orizzontali che abbiamo previsto in 4 anni. Evidentemente sono risultati significativi che siamo certi verranno accolti più che positivamente dai lavoratori e quindi di riflesso con il loro operato dai cittadini che vedranno il risultato di una macchina finalmente efficiente che risponde alle loro esigenze. E ci spostiamo a Pescara, dove presso la sala giunta di Palazzo di Città c'è stata oggi la sottoscrizione dell'atto di impegno del contratto di Fiume Pescara tra Regione Abruzzo, Comune di Pescara, che è il comune capofila, provincia di Pescara e amministrazioni locali. Vediamo il servizio.
finalmente arriva questo contratto di fiume per il Pescara, tanti comuni interessati a questo progetto, 100 milioni di euro, un progetto che ha una grande valenza ambientale ma non solo. Assolutamente sì, viene sottoscritto oggi il contratto di fiume, strumento di programmazione importante che se ne è tanto parlato negli anni passati ma non ha avuto mai corpo. Noi abbiamo dato un'anima amministrativa strutturata, abbiamo finanziato le progettualità e oggi è arrivata questa progettualità, così come stanno arrivando altre realtà, ma questa è una progettualità importante perché parte dalle criticità, dall'analisi dei fabbisogni di tutto quanto il territorio, tutta l'asta fluviale del Pescara, che poi da queste criticità emerge la soluzione dei problemi e emerge quello che potrà la seconda fase delle opportunità e della crescita e della valorizzazione del fiume. Il fiume Pescara rappresenta non solo per la valenza ambientale ma anche per una valenza storica, culturale, un momento importante, una realtà importante del nostro Abruzzo e di questa realtà territoriale. Noi come regione stiamo sostenendo proprio con i contratti di fiume quello che saranno iniziative che tendono a mettere insieme trasversalmente tutti i comuni e poi a dare l'opportunità con finanziamenti che ci saranno da qui al prossimo futuro della nuova programmazione comunitaria, del PNRR e di tutto ciò che potrà essere finalmente in una visione d'insieme, in una possibilità di crescita e di sviluppo. Progetto lungamente atteso, è il caso di dire. Ma non so se era lungamente atteso, probabilmente sì. Ecco, noi come regione abbiamo dato la stura anche finanziando la progettualità del contratto di fiume, questa è una novità vera e soprattutto ecco, costruendoci quello che è un percorso amministrativo. Oggi questa realtà territoriale ha una progettualità d'insieme vera e poi col tempo saremo in grado tutti insieme di cogliere finanziamenti che saranno necessari per la realizzazione dei vari progetti. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, ci spostiamo a Francavilla al Mare, una modifica al tracciato ferroviario che va da Ortona a Pescara. Lo ha chiesto l'ex sindaco di Francavilla al Mare, Roberto Angelucci, dopo che Rete Ferrovie Italia ha presentato il progetto nazionale che prevede l'arretramento di alcune tratte. Un'occasione sicuramente da non perdere. Stiamo parlando del piano nazionale presentato da RFI e che prevede nel territorio abruzzese due bypass, uno ad Ortona, dai ripari a Lidoriccio, l'altro a Roseto. Costo complessivo 1 miliardo e 800 milioni. Conti alla mano, dice Roberto Angelucci, promotore del tavolo di lavoro permanente aperto oggi a Francavilla al Mare, con 50 milioni di euro in più è possibile realizzare l'intera delocalizzazione del tracciato e per la maggior parte interrato per il solo tratto che riguarda Lidoriccio e che arriva a San Silvestro. Partiamo con questa idea e vogliamo chiedere un incontro sia alle ferrovie che all'ANAS con i soggetti, i sindaci, il presidente delle province. Noi stiamo dietro, facciamo dalla base questa proposta, visto che tutti ci eravamo interessati. Quindi parte un momento di unione per, così come facevamo a suo tempo con la variante, ci siamo riusciti in gran parte, anche oggi parte questa iniziativa. Un'occasione, quella dell'arretramento, persa già negli anni 50. All'epoca la politica ritenne strategica la scelta di far passare i treni nel cuore della città. Ora però il progetto di velocizzazione per abbattere i tempi di percorrenza sta creando problemi di inquinamento acustico e vibrazioni nei fabbricati. È una lotta difficile, una lotta dura, la regione se ne deve fare carico. Il 4 gennaio scorso la regione, il presidente Marsilio ha voluto riunire tutti i comuni per sentire, raccogliere tutte le istanze e noi abbiamo chiaramente spiegato che la nostra intenzione è quella dell'arretramento o dell'interramento. Bisogna studiare un metodo della linea e nel frattempo di introdurre opere di mitigazione dei rumori e dell'inquinamento acustico e delle vibrazioni per la linea attualmente esistente. A questo tavolo, oltre al mondo della politica, è seduto anche una rappresentanza dei cittadini. Questi ultimi hanno avviato una raccolta firme con l'intento di strappare alla politica la promessa di un'accelerazione riguardo l'installazione delle barriere antirumore. Il gruppo si è informato sui progetti in corso e sappiamo che Francavilla è stata divisa in lotti e c'è già un primo lotto che dovrebbe partire nel più breve tempo possibile di installazione delle barriere a nord del fiume Alento, perché era il tratto di tracciato ferroviario maggiormente popolato. Successivamente l'installazione di tutti i lotti fino a coprire tutta la cittadina. Quindi sì, sicuramente prima le barriere e poi la delocalizzazione che risolverebbe il problema, ma ci vorrebbe sicuramente più tempo.
E siamo alla pagina della sanità con il bollettino Covid della giornata odierna. Il bilancio dei pazienti deceduti registra un nuovo caso e sale a 3.643. Sono invece 882 casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo e che portano il totale dall'inizio dell'emergenza al netto dei riallineamenti a 543.231. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 512.129 dimessi e guariti, 658 in più rispetto alla giornata di ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 27.459, più 222 rispetto alle 24 ore precedenti. Di questi 129 pazienti sono ricoverati in ospedale in area medica, 5 in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.088 tamponi molecolari, 2.460.000 in totale dall'inizio dell'emergenza e 5.004 test antigenici. Del totale dei casi positivi, 109.911 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 150.000 in provincia di Chieti, 126.504 in provincia di Pescara, 130.929 in provincia di Teramo, 12.048 fuori regione e 8.789 per i quali sono in corso delle verifiche sulla provenienza. Proseguiamo ancora con il nostro telegiornale, ci spostiamo a Chieti. L'assessore allo sport del comune teatino Manuel Pantalone ha risposto alle opposizioni in merito al restyling del campo Sant'Anna, che è però gestito dal Chieti Calcio. L'amministrazione attende la documentazione da parte della società Neroverde. Vediamo il servizio. Assessore Pantalone, qual è la situazione odierna del campo di Sant'Anna? Diciamo che abbiamo effettuato di recente un'ulteriore riunione tecnica con la società del Chieti che gestisce l'impianto di Sant'Anna. Lo stato dell'arte è che pur essendo scaduti i termini per l'espletamento dei lavori da parte del gestore, c'è un finanziamento che il gestore ha intercettato nell'ambito del bando sport e periferie del Dipartimento dello Sport attraverso la partecipata del CONI Sport e Salute S.p.A. ed è un finanziamento di oltre 500.000 euro che noi stiamo veramente cercando di fare in modo che il Chieti possa riuscire ad intercettare definitivamente con una stipula di una convenzione che il Chieti dovrà appunto eseguire entro il 31/12 di questo anno. È ovvio che noi stiamo attendendo dei documenti necessari ai fini dell'approvazione dell'esecutivo e questo è quanto di nostra pertinenza. Poi dobbiamo augurarci nella piena collaborazione della società perché veramente l'obiettivo è quello di vedere quell'impianto riqualificato. Noi stiamo facendo in modo che questi documenti arrivino nel minor tempo possibile, ma è ovvio che possiamo effettuare questo tipo di attività, ma non abbiamo una diretta pertinenza nell'ambito di questi aspetti, quindi dobbiamo soltanto augurarci che questi documenti ci pervengano il prima possibile in modo da procedere con gli uffici all'approvazione del progetto esecutivo e poi il Chieti dovrà firmare dapprima la convenzione con il Dipartimento per lo Sport e dopodiché procedere all'iter successivi di affidamento dei lavori. Qualora non dovessero arrivare per tempo i documenti richiesti, quali sono i rischi? Ma io questo lo faccio anche per rispondere a qualche oppositore che forse dimentica che avrebbe anch'egli l'obbligo di dire la verità e non di fare speculazione e populismo come qualche oppositore ha fatto su questa vicenda nelle ultime settimane, che il rischio è quello che la squadra di calcio, ma soprattutto la città, perché la squadra di calcio ha in gestione un impianto cittadino, possa perdere questa opportunità, cioè possa perdere questi oltre 500.000 euro. Ma è ovvio che nel momento in cui ciò dovesse accadere, ma siamo veramente convinti che non accada, ci attiveremo un attimo dopo per avviare tutte le procedure necessarie affinché quell'impianto possa avere il futuro che merita. È una nostra priorità, però ecco, non vanno confuse le responsabilità, capisco che qualcuno dei banchi dell'opposizione lo faccia in maniera ovviamente pretestuosa, non dovrebbe essere così. Noi andiamo avanti perché stiamo facendo un gran lavoro sui 18 impianti sportivi della città che sono pienamente fruibili a disposizione dell'associazionismo sportivo cittadino e di chiunque li voglia utilizzare.
Andiamo ancora avanti, è stato inaugurato sabato scorso a Silvi un nuovo campo di addestramento cani gestito dalla Croce Rossa Comitato di Roseto. I particolari nel servizio curato per noi da Andrea Costantini. Inizierà a breve l'attività del campo di addestramento per cani da ricerca del Comitato di Roseto della Croce Rossa a Silvi in via Polacchi, in un'area che è stata appositamente destinata e che è stata inaugurata sabato scorso alla presenza di volontari e istituzioni. Il centro sarà utile a preparare all'azione cani che saranno impiegati in casi di emergenze e calamità naturali, un servizio di grande utilità non solo per la Croce Rossa che la promuove, ma anche per le forze di polizia che possono dotarsi di unità cinofile di affidamento pronte all'intervento in caso di urgenza. La soddisfazione dei coordinatori dell'iniziativa e dell'amministrazione comunale di Silvi. Siamo riusciti veramente ad aprire questo gioiello che sarà veramente un fiore all'occhiello anche per tutta la regione e anche a livello nazionale, che sarà appunto oltre Croce Rossa potranno anche aderire anche le forze dell'ordine per quanto riguarda tutte le loro unità cinofile, per quanto riguarda polizia, carabinieri e vigili del fuoco e protezione civile, dove appunto abbiamo già votato con l'inchiesa insieme ai vigili del fuoco. Tutto questo va ad offrire ancora di più tutto quello che vuol dire è la parte volontariato. Noi siamo Croce Rossa, in primis siamo volontari, diciamo che questa attività la facciamo perché veramente ci crediamo e per di più questa attività la facciamo anche perché siamo coinvolti sull'area emergenziale per quanto riguarda catastrofi e disastri. Noi ci occupiamo di recupero di spessi in superficie, poi in secondo luogo c'è una seconda squadra, un secondo step che si occupa appunto del recupero persone sepolte la macerie. Partiremo subito al più presto, già a giorni avremo un incontro con i vigili del fuoco e già inizieremo a lavorare a tempi brevi. L'importanza di questa struttura sul territorio di Silvi, soprattutto per tutte le forze di polizia, le associazioni di volontariato cinofile che si adopereranno per i cani da soccorso e da ricerca. L'amministrazione comunale ha dato la disponibilità di questo spazio, siamo felici che la Croce Rossa Italiana abbia creato questa struttura e che possa dare il proprio contributo soprattutto nella fase emergenziale, perché soprattutto attraverso le associazioni di volontariato si fa sistema e si aiuta la comunità. Proseguiamo, parliamo di eventi. Saranno infatti a Bateggio e Caramanico Terme ad ospitare il 9, 10 e 11 settembre il Festival dei Borghi più belli d'Italia. Questa mattina a Pescara, a Casa d'Annunzio, la presentazione dell'evento. Andiamo a vedere. Saranno a Bateggio e Caramanico in provincia di Pescara ad ospitare la 3 giorni del 14° Festival Nazionale dei Borghi più belli d'Italia. L'appuntamento annuale che valorizza i borghi italiani quest'anno sarà ospitato dalla nostra regione venerdì 9 settembre ad Bateggio e sabato 10 e domenica 11 settembre a Caramanico Terme. Questa mattina a Pescara presso Casa d'Annunzio è stato illustrato il programma della 3 giorni che coinvolgerà 111 comuni italiani che esporranno prodotti tipici in appositi stand. Un evento particolare, proprio io lo chiamo sui generis, perché non abbiamo mai avuto un festival in questo format. Antonio Di Marco è stato bravissimo a iniziare questo avvicinamento, come ha sempre chiamato, coinvolgendo tutti i borghi dell'Abruzzo e del Molise, fino ad arrivare a questi giorni che sono il clou. Infatti abbiamo un programma molto nutrito sia di convegni che di animazione. E questo lo dobbiamo proprio al fatto che tutti hanno partecipato e che tutti parteciperanno e saranno e porteranno delle cose particolari, prodotti particolari, prodotti unici che ci sono qui in Abruzzo. Quindi che ci sono tantissimi borghi che vengono dal nord e dal sud, dalla Valle d'Aosta alla Sicilia, e quindi abbiamo quasi tutto
tutte le regioni, anzi tutte le regioni sono presenti. L'Abruzzo è il luogo centrale del Festival Nazionale, dove arriveranno tantissime delegazioni da tutta Italia. Noi contiamo più di 150 delegazioni, ma con noi sarà il ministro D'Incà dal venerdì alle 3:30 fino al sabato tarda mattinata, così come avremo i nostri presidenti di Regione Abruzzo, Molise, ma insomma abbiamo il nostro presidente nazionale Fiorello Primi, il direttore nazionale, l'esecutivo nazionale, i coordinatori regionali, tutta l'Italia è presente in questi 3 giorni. Siamo riusciti a fare quello che volevamo fare, cioè lavorare affinché l'Abruzzo fosse riconosciuto a livello nazionale come luogo capace di attrarre eventi di qualità. Avremo grandi ospiti, da Osvaldo Bevilacqua, che sarà il nostro onnipresente presentatore, coordinatore dei dibattiti, così come la madrina Daniela Benedetta Rinaldi, così come Daniele Mocio e il vicepresidente dell'ENI e poi Grazia Francescato. Insomma, abbiamo cercato di avere quella qualità che serve ai territori come quelli certificati più belli per poter ambire a fare cose in grande. E siamo alla pagina dello sport, il calcio in particolare, per parlare del Pescara e di mercato in questo caso, perché Vladislav Blanuta lascia la società biancazzurra. Il giovane attaccante moldavo è stato ceduto in prestito alla squadra romena del Craiova. Intanto il match winner contro l'Avellino si gode il pubblico di domenica scorsa e in vista della gara di domenica prossima a Latina mette nel mirino la squadra pontina, che a sorpresa ha espugnato lo Zaccheria di Foggia, partita del Francioni che sarà diretta da Saimir Kumara della sezione di Verona. Vediamo. È stato un bellissimo colpo d'occhio e soprattutto per noi giocatori è un big match così, giocare subito prima in casa con tantissima gente ti dà una carica in più. Anche credo nel primo tempo il portiere mi ha fatto una grandissima parata a me e oltre a quello abbiamo creato poco. Il secondo tempo dopo il gol loro, come è normale che sia, hanno cercato di portare a casa punti, si sono aperti un po' anche con l'ingresso di Colai, ha avuto sui piedi tante occasioni. Sì, credo che per un attaccante fare gol è importante. Io sono un ragazzo, un giocatore che aiuta tantissimo i miei compagni anche in fase di non possesso e credo che poi è come un cerchio, no? Tu dai una mano e da un'altra parte ti torna, quindi credo che uno facendo tanto lavoro sporco, tante gomitate, poi io non sono magari un fulmine di guerra, quindi il mio habitat è un po' dentro l'aria. Se uno si fa trovare bene, ho dei giocatori che mi consentono anche di fare tanti gol e spero di continuare come sono partito. Sì, anche quando sono venuto a giocare comunque si sentivano i tifosi, che io vengo da un altro tipo di squadra, di società l'anno scorso, quindi per me qui è come fare la Serie A. Io sono cresciuto in Argentina e so cosa ti può dare il calore dei tifosi e per me è stata veramente una grandissima emozione anche dopo il gol sentire il mio nome gridato da tanta gente. Forse è la prima volta che mi capita, quindi me la ricorderò per sempre questa serata. Io ho fatto tanti anni questo girone, quindi ogni partita è difficilissima e il girone sud, secondo me il C è il più difficile a livello ambientale proprio. Infatti in Latina io avevo letto che ha rafforzato la squadra e oggi mi ha sorpreso veramente che abbiano vinto 3-1 a Foggia, perché c'è un bel ambientino anche a Foggia, quindi veramente sono sorpreso, ma me lo aspettavo anche da una parte, perché a livello di squadra loro sono forti e niente, forse è meglio per noi perché li troviamo belli carichi anche loro e capiamo che non è una partita semplice, anche perché le squadre che affrontano il Pescara ci mettono sempre qualcosina in più, ecco. E siamo ancora al calcio, ma scendiamo di un gradino. Il presidente del Pineto Silvio Brocco domenica scorsa ha ricevuto dai tifosi un riconoscimento per il suo lungo impegno nel mondo del calcio e ha commentato la vittoria della sua squadra all'esordio di campionato contro il Termoli con il risultato di 4-3. Vediamo il servizio di Roberta Di Sante. È stato un bel gesto, sono delle cose che mi commuovono, perché comunque siamo tutti amici da tanti anni che vediamo il Pineto, che assistiamo, che portiamo avanti questa storia calcistica. È un bel omaggio alla mia persona, l'avrei fatto anch'io a un presidente che fosse stato come me, che sarebbe stato nella stessa misura, glielo avrei regalato anch'io una targa. Veniamo alla partita, insomma, che cosa ti è piaciuto e che cosa non ti è piaciuto di questo esordio? Ma
la determinazione di fare gol con degli elementi molto importanti come Legretti, Giambè, è stato veramente esecuzione di gol fantastici. Quello che non mi è piaciuto è sicuramente è successo qualcosa nella squadra, nel centrocampo, tant'è che gli avversari, tanto onore al Termoli sicuramente per la bella partita che hanno disputato, si sono riversati troppo fortemente verso la nostra area e questo insomma ci ha tenuto in tensione fino alla fine. Speriamo che tutta questa cosa non succeda più con le prossime partite. E ora parliamo del Teramo Calcio, perché il primo cittadino del capoluogo aprutino presente al raduno della nuova squadra biancorossa che giocherà in promozione parla del nuovo corso societario, del possibile ricorso da parte della vecchia compagine societaria e della convenzione che riguarda lo stadio Bonolis. Il servizio curato per noi da Ania Cantagalli. Sindaco, una ripartenza dalla promozione, ma pur sempre una ripartenza. Sì, una ripartenza tutt'altro che scontata, ormai è storia, nota, abbiamo rappresentato ed è chiaro insomma quello che è successo. Una ripartenza che deve essere accompagnata, seppur con grande difficoltà, da entusiasmo e soprattutto dalla vicinanza di tutta la comunità a questi ragazzi e soprattutto ecco, a chi si è messo in gioco per far nascere questa nuova società, Città di Teramo, che riparte dalla promozione con l'obiettivo assolutamente di una programmazione a medio-lungo termine che ci consenta di tornare assolutamente nella dimensione calcistica che la nostra città merita. C'è però rispetto all'esito del Consiglio di Stato un cambio di idea della vecchia società che insomma pare voglia andare a ricorrere al TAR per chiedere la Serie D in soprannumero come ha fatto già il Campobasso. Lei come valuta questo percorso, questa decisione? Ma sono scelte e valutazioni che spettano alla vecchia società, dallo studio legale che avrà valutato la sussistenza dei presupposti per poter procedere ad un nuovo ulteriore ricorso, quindi in questo momento non aggiungo altro. C'è la concentrazione adesso su quelli che sono gli atti compiuti e completi che parlano di una città di Teramo alla quale è stato consentito ripartire dalla promozione e dare la continuità al calcio teramano dopo una serie di situazioni, ripeto, una ripartenza tutt'altro che scontata. Ha paura di vedere due Teramo? In futuro, due squadre di Teramo? No, in questo momento non il sentimento che mi occupa non è certamente la paura, tutto è molto chiaro, è molto delineato, ci sono dei percorsi, quindi ciascuno poi sarà responsabile delle scelte che riterrà di fare, quindi non possiamo fare altro che attendere l'evoluzione della situazione. L'ultima, se posso chiedere, dove giocherà la SSD Città di Teramo, visto che ci sono difficoltà sia per il campo di allenamento sia per quanto riguarda le partite? Guardi, è giusto che questa domanda la ponga alla società, insomma, che poi, come ho detto anche qualche giorno fa, il lavoro del comune, dell'amministrazione arriva a un punto in cui si chiude, si interrompe, ci sarà sempre la vicinanza, il sostegno, ma poi sono anche valutazioni che spettano alla società, noi staremo sempre ovviamente vicini, saremo vigili. Al momento sembra che la richiesta che sia stata fatta al comitato e alla federazione è chiaro, io ho sempre detto e confermo che lo stadio e lo spazio dove deve giocare la sede, la squadra di riferimento della città di Teramo è il Bonolis, ma non lo dico io, lo dice la convenzione, c'è un articolo nella convenzione che chiaramente dice che il concessionario si obbliga a consentire alla società di riferimento della città di Teramo lo svolgimento dell'intera stagione sportiva o parte di essa se non avranno bisogno di tutte le giornate a disposizione, quindi è un tema, è una partita che sicuramente si svolgerà, spero con la massima serenità e con la disponibilità di tutti nelle prossime settimane. Intanto si parte con una garanzia ovviamente sia per la federazione che per il comitato e poi c'è questo discorso del ricorso di cui si parlava prima, che non so quanto possa influire poi nelle valutazioni di altri. Ed è tutto per questa edizione del TG6, grazie per averci seguito dalla nostra redazione, l'augurio di un buon proseguimento di serata.